Questo incontro con Leonardo Sonno è il primo di alcuni incontri sul design che si terranno sempre qui in questo luogo sacro. Si parte dalla grafica, questa cosa mi riempie di gioia. Il motivo per cui ho invitato Leonardo a parlare qui è perché Leonardo è una persona che fa proprio il mestiere del grafico, che è abbastanza una rarità. Leonardo proprio, cioè io lo conosco tipo da 20 anni, è sempre stato un po' quell'idea che si ha di che cosa sarebbe il mestiere del grafico. Quando io ho appena iniziato a fare il grafico, lui aveva un'immagine un po', non so, un po' più internazionale degli altri, e poi invece col tempo è molto, cioè la sua figura sembra, non so, un po' grafico da studenti, che fa i manifesti. Cioè, non capita mai di fare i manifesti. Lui fa i manifesti, cioè fa delle cose che tutti sperano di fare e lui fa. E quindi, al di là della qualità della sua grafica, che è ovviamente il motivo per cui l'ho invitato, c'è proprio anche la modalità del suo fare questo lavoro. Quindi, adesso vedrete le cose, o le riconoscerete, la canzone che conoscete, vi lascio. Che perciò perdevano
assolutamente quell'altra. Dunque la grafica, l'applicazione visiva, e qui appunto arrivo ad appunto, quello che mi interessa, quando lavoro con la istituzione culturale, quando devo comunicare l'arte, è proprio il fatto di mettersi in qualche modo a comunicare degli oggetti che hanno la loro aura in un modo che è assolutamente reale, in un modo di riproduzione, cioè con la riproduzione di massa. Dunque, tra Necker e Benjamin, insomma, c'è questo scontro tra la riproduzione tecnologica della massa, di massa e invece l'aura. Questo racconto ve lo faccio con degli esempi, con alcuni appunto, lavori fatti che sono molto diversi tra loro, sono piccoli, grandi, complessi, diciamo che durano un breve tempo, che durano nel tempo in modo molto specifico, oppure hanno così, la pretesa di durare per diversi anni. E quindi alcuni esempi, faccio così, all'inizio sono alcune istituzioni private, piccole, relativamente piccole, come una galleria d'arte contemporanea, cioè non un museo ma una galleria importante in Italia, tratta anche contemporanea, giovani, soprattutto giovani artisti. E quello che è stato fatto è, sono un pochino in due anni di lavoro con loro, capire come comunicare tutti gli eventi. Si trattava di comunicare tutte le mostre molto diverse tra loro, pittura, video, scultura, tutte quante legate però da questi diagrammi di giovani e artisti contemporanei. E perciò con nomi spesso poco anche conosciuti. E l'idea perciò è stata quella di comunicare esclusivamente attraverso il linguaggio, no? Come se questa galleria d'arte avesse un tono di voce, per cui noi possiamo riconoscere la sua identità, è appunto un problema di identità. Questo tono di voce è scritto e rappresentato ovviamente dalla tipografia, dalle lettere. E quindi, molto semplicemente, prendendo un carattere già disegnato, in questo caso Arsene Grotesque, si è ridisegnato un font che avesse però, funzionasse in modo che le vocali fossero più piccole, fossero come dei specie di puntini sotto le lettere consonantiche. Perciò scrivendo non solo il nome della galleria, cioè non è un logotipo questo che finisce lì, ma proprio comunicando tutte le cose, tutti i nomi, tutti gli eventi, cioè i nomi degli artisti, scrivendoli in questo modo. Perciò queste sono un po' le applicazioni, un po' di cose funzionali come le cartelline, i biglietti, eccetera, piuttosto che le inserzioni o dei piccoli inviti che dividevano proprio per non interferire l'immagine prodotta dell'opera dell'artista con invece l'informazione. Cioè dei piccoli cappellini, dei cappellini che diventavano, cioè questa per dire che era un pieghevole, chiedevano di trovare un'idea, per fare un pieghevole che presentasse la mostra, perché non potevano fare cataloghi con figli economici, però con la pretesa che questo pieghevole non venisse buttato via da quella mostra, in qualche modo rimanesse. Allora l'idea è stata quella di usare il pieghevole come copertina, come pandelle, per un quaderno. E questo è un altro esempio più diverso, non è un'istituzione pubblica, un nuovo museo d'arte contemporanea aperto in Sicilia nel 2008, e per cui ho lavorato per un anno solamente per avviare solo per il tempo, anche per le istituzioni pubbliche problematiche da un tempo di carico limitato, e dunque poi si è interrotto un anno proprio per motivi anche di contratti economici. In questo caso la ric-
richiesta era di fare un'identità che fosse legata al territorio di questo nuovo museo, che fosse legata al territorio siciliano e che non rappresentasse un museo come tradizionale, ma piuttosto un'idea di museo diffuso. Questo è un museo che non fa solo mostre all'interno dell'edificio, ma organizza residenze per artisti o altre mostre all'interno di tutto il territorio siciliano. E quindi c'era anche un'idea di viaggio, un'idea di insomma, questi quadri, questi artisti che arrivavano, facevano arrivare le loro opere in Sicilia, in un'isola, e dunque del viaggio di Agamemnone, e quindi il riferimento era un po' tutta l'iconografia degli agrumi, delle casse di legno che venivano caratterizzate, identificate dai logotipi fatti a stencil e poi catturati sulle casse di legno. Questo è punto di partenza, questo era il logotipo proposto, un logotipo che poi andava a caratterizzare tutti gli elementi. Questi sono le tavole del progetto, non realizzate, perché il logotipo poi non è stato accettato, sostenendo che era poco siciliano, che poteva la frase esatta è sembra un museo di Berlino. E allora dovevo fare una cosa più siciliana e allora ovviamente cercando di evitare carrezze siciliane, cannoli e cose varie, comunque il riferimento deve essere un'iconografia anche abbastanza sintetica, cioè che è quella della pittrice, della Trinacria, e poi legandole in un modo molto semplicemente. E dunque facendo questo diventava un logotipo che questo triscere che caratterizzava solamente la R e questo proprio questo è una tavola che sarebbe presentata non solo il logotipo ma anche la dichiarazione che non esisteva un colore istituzionale ma che proprio era fatto per poter lavorare su qualsiasi colore quando si insomma, di comunicazione della contemporanea si può trovare in qualsiasi condizione. E questo è il logotipo poi applicato all'interno, nel bookshop con tutte le pubblicazioni fatte nel tempo, sulle vetrine del museo, pubblicazioni pieghevoli che hanno appunto non solo il logotipo come vedete qui, ma anche tutta una caratterizzazione di questa fascia che è sempre presente, in modalità diverse, ma è sempre presente. La pubblicazione, una rivista del museo. E queste le seguenti invece sono due esempi di identità temporanea. Questa identità di due mostre che hanno un inizio e una fine, fatte in. Adesso vi presento la prima, che si chiama Rosa del Dunque. La dogana fatta dalla fondazione francese che si chiama Fondazione Pinot, appunto del proprietario del collezionista contemporanea che è François Pinot, e che contemporaneamente a un certo punto, prima iniziava una, poi iniziava l'altra, ma anche contemporaneamente c'erano nelle due sedi sue veneziane, c'erano due mostre d'arte contemporanea. E questa è la luogo, questa è la punta appunto della dogana di Venezia, il luogo che è stato restaurato e che serve, usato per appunto queste mostre. E questi alcuni esempi di opere selezionate per la mostra, selezionate per la sua produzione, i famosi artisti contemporanei come Thomas Schulte, come Ronnie Horn, Paul McCarthy, Cattedra, e tutti quanti però legati a dire così, all'idea della curatrice della mostra, legati dall'uso della loro arte di stilare dubbi, di averli dubbi, di comunicare dei dubbi, in modi, modalità e modi e con dei contenuti molto molto diversi. Allora c'era questa idea sotto, che era questa del dubbio.
E ovviamente la difficoltà di usare iconografie in questo caso, avendo delle iconografie così forti all'interno della mostra. Quindi l'idea è stata quella solamente di lavorare con un carattere molto semplice che avevo disegnato qualche tempo prima, che vuole essere che un carattere tutto, diciamo locale, che appartiene qui al territorio, locale perché proviene dalle proporzioni, disegnato su delle proporzioni del carattere del tempio cristiano, però appunto la pretesa di essere molto molto semplice, senza nessun tipo di caratterizzazione. E perciò l'uso di questo carattere che non influisce molto come iconografia, e l'idea di provocare il dubbio che qualcosa non funzionasse in qualche modo, che fosse sbagliato, che fosse errato, che fosse in qualche modo cambiato. E perciò questa è l'idea presentata e questa poi l'idea applicata, quindi fondi, questi sono tre manifesti per esempio, il fondino grigio molto leggero, quindi un po' si perde, ma ognuno di questi ha una lettera fuori posta in modo diverso. E ognuno degli oggetti prodotti, che sono parecchi per una mostra del genere, spieghevoli, inviti, cartelle stampa in più lingue, diversi tipi di inviti, eccetera, inserzioni, ogni volta c'era un piccolo cambiamento, no? Non immediatamente riconoscibile, però per noi rappresentava in qualche modo inserire sempre questo errore. Dopo Retti, iniziali che sono molte cose più difficili da decorare, proprio la loro forma strana. E questa è la seconda mostra che veniva qualche mese dopo, con la Biennale Veneziana. Il titolo era ripartendo lo stesso curatore della mostra precedente, curatrice, e l'idea qui invece era il fatto che mi pare non così diciamo originale, cioè nel senso che se ne parla oramai probabilmente dalle binari di Pomito Oliva, sicuramente dalle binari di Monali nel 2000, del fatto che non ci sono più confini determinati con gli artisti, agli artisti appartiene il mondo, nel senso che ci sono nazionalità di nascita, delle nazionalità culturali diverse, delle nazionalità di lavoro e altre, cioè, i cinesi che studiano a Londra, vanno a lavorare a New York, eccetera. Questo è il luogo di disposizione, Palazzo Grassi, storico. E queste alcune opere, Mushiri, l'iraniano Mushiri, la sudamericana Vasconcelos, Tenone, perciò anche qui, come vedete, è molto molto diversa l'iconografia. Qui però abbiamo cercato di fare un passo in più, abbiamo cercato di disegnare un'iconografia che proviene sostituendo le lettere, sempre con lo stesso carattere di prima, sostituendo delle lettere con tutti i simboli provenienti dalle bandiere di tutto il mondo. Cioè, tutti quei simboletti che vedete che stanno, sostituiscono le lettere, provengono da bandiere per lo più oscure, che appunto non conoscevamo assolutamente, però ci sono andati a cercare le bandiere. Questa idea, e faccio anche qui il cambiamento di avere tanti mondi assieme, proprio perché l'idea di avere tanti mondi assieme è stata bocciata dalla curatrice, perché l'anno precedente, due anni prima, cioè ormai 3 anni fa, la Biennale d'arte si intitolava appunto Fare Mondi e aveva un po' usato, giocato sull'idea di bandiere, di bandiamento delle bandiere. E purtroppo il titolo che aveva dato la questione era molto simile. Appunto la curatrice, il direttore del Palazzo Grassi ci hanno chiesto di un po' intervenire e cambiare questo fatto. L'idea era questa, abbiamo proposto una seconda idea, che era quella di creare un alfabeto inventato, come se fosse una specie di lingua con dei simboli astratti, che dicono tante cose, come se fossero delle frasi sconosciute, di un mondo comune. L'idea è presa da un lavoro di Alighiero Boetti, sono uno dei più importanti artisti italiani dell'arte contemporanea, che
appunto, si inventò una specie di alfabeto senza mai rivelare poi con il significato. Siccome De Gregorio poi era uno degli artisti in mostra, insomma, un po' questo era il riferimento. E bocciato anche questo, abbiamo poi deciso di annullare tutto, cioè eravamo veramente un vicolo cieco, e poi alla fine la soluzione, che era quella più radicale, è stata anche quella meglio accettata, e viene fuori da una, così leggendo poi l'email che mi aveva mandato il direttore, anzi una sua intervista che aveva fatto a un giornale, ho colpito l'idea di Médicciato, no? Che citava in francese, no? Médicissage, cioè diceva il mondo dell'arte è assolutamente meticcio, è assolutamente mescolato. E quindi questa idea poi trasposta nella lingua, dal fatto che i testi delle composizioni della tradizione Pinot sono sempre in tre lingue, cioè italiano, inglese e francese, era proprio la soluzione stava proprio lì, il titolo, stava nel fatto di cambiare i termini del titolo, cambiare le parole, cioè mescolare proprio le lingue diverse. E quindi appunto molto semplicemente spostare queste lettere, questo è stato applicato nello stesso modo della mostra precedente, cioè producendo ogni oggetto, ogni manifesto, ogni tabellone, ogni cartella stampa, spostando le parole in modo diverso. Perciò tre manifesti, il cartello che avete visto prima, eccetera. Qui poi si vede come la fissione veniva fatta assolutamente casualmente, non richiesta, ma venivano fissi due manifesti contemporaneamente, creando una specie di identità, no, tra le due mostre. E ovviamente questo tipo di mostra ha una produzione di oggetti laterali, che sono tutte le mappe, le sale, le schede per ogni artista, eccetera, eccetera, che vanno poi coordinate in modo tutte quante. Questa invece è un lavoro arrivato un mese fa, su cui stiamo ancora lavorando, appena stampato, alcune cose sono appena stampate, che è in qualche modo una conseguenza delle mostre che avete visto prima. Però sono slegate, non sono conferenze che si fanno a Palazzo Grassi o appunto della Dogana, delle interviste, perciò abbastanza diciamo, informali, con gli artisti presenti nelle due mostre. Ma in qualche modo sono slegate, non sono legate alla mostra, non possono andare in identità della mostra. Sono più o meno una volta al mese vengono proposte queste interviste. Sono artisti molto, molto diversi in realtà. Qui vediamo alcuni esempi dei primi artisti che è cominciato proprio ieri la prima intervista, con Mikhailov, fotografo russo, ma c'è Urs Fischer, Artissemet, Penone, italiano, eccetera. E cose molto diverse tra loro, tra concettuale, la fotografia, l'arte povera, eccetera. E non volevamo usare, perché non sono mostre degli artisti, non volevamo usare iconografie, cioè mettere, usare una delle opere, l'opera proprio in mostra a Palazzo Grassi, e in qualche modo quello che si voleva fare era comunicare come fatto dell'intervista, del linguaggio, perciò di nuovo parlare, comunicare con le lettere, cioè con il nome dell'artista, ma proprio perché appartengono tutti a un'avanguardia, a quell'avanguardia che Cedant definisce come informale caldo, informale freddo, in posizione informale caldo, cioè non è più pittorico, non è più Pollock, no? Che tra gli anni 50 e gli anni 60 c'è questo stravolgimento dell'arte, no? si gettano quasi proprio tutte le avanguardie contemporanee, da quello che Cedant dice, chiama informale caldo, come caldo proprio perché siamo a Pollo per questo rapporto anche con la materia, con la pittura molto, molto coinvolgente, si passa invece a tutto quello che sarà l'arte concettuale, le installazioni, i video, eccetera, no? E questo è il freddo. Allora, cercando di riportare un po' a questo quello al fatto del colloquiale, al fatto di essere non in esposizione, ma piuttosto un'intervista, così ho pensato di lavorare in modo più caldo, se vogliamo, però con uno strumento contemporaneo.
E perciò ho cominciato a disegnare dei nomi, delle lettere con uno strumento contemporaneo, stupido, no? Cioè che è molto freddo se vogliamo, ma che può, no? Che può stare, che può riportare questi elementari software di disegno, di pittura, può portare un oggetto così freddo, una specie di calore, no? Cioè mettere insieme le due cose. E perciò disegnando con l'iPad o con l'iPhone sono venute fuori una serie di scritte, sto provando a lavorare con solamente scrivendo il nome: Boris Mikhailov, Francesco Pezzoli, Urs Fischer, Giuseppe Benone, Adela Pessemede, eccetera eccetera. E poi lavorare con colori, bianconare eccetera. Questo è il risultato e poi alla fine per il finale sono stati prodotti dei piccoli poster e degli inviti, cartolina, Francesco Pezzoli, se vedete, perciò c'è questa idea così molto manuale, molto manuale, però sempre molto razionale, questi pixel molto giganti. Questi sono i primi tre inviti, i primi tre manifesti stampati, poi c'è la serie che di questi primi mesi che finisce a giugno, con Giuseppe Benone, che è lo speciale.